sempre guidare un po' dall'istinto, passeggiate intorno, magari anche se ce n'è una che vi colpisce subito. Muovetevi un po', sapete se veramente vero. Non è quello. No, ne prendo 3 o 4. No, una sola. Devi sapere anche scegliere. Lo stai prendendo tutto? Fermi, sono toccato. Sì, quelle sono. Porca miseria, non vorrei, ma devo prendere tutto. Io l'ho puntata a posto, ma io pure pensavo che sì, quelle che indicano una che non c'è più, non c'è più. Una sola, no? Forse più la mia carta, ok, facciamo una cosa, anzi ma non si neanche niente. Allora, comincio a darvi un po' una spiegazione di cosa sono queste carte. Sono delle carte che sono dette della facilitazione. Sono carte che indicano i diversi, tra virgolette, livelli che ci possono essere all'interno di una facilitazione. Il facilitatore è colui che mantiene il processo, che segue il processo, che lo conduce. Cosa vuol dire? Che quello che succede nel gruppo fa un po' da guida, no? Mette degli strumenti a disposizione, sostiene il gruppo tenendo lo spazio e quindi segue il processo. Poi ci sono delle carte invece che sono la metodologia, sono quelle con il quadratino. E vuol dire che ho scelto un metodo di facilitazione, ce ne sono tantissimi, qua ce ne sono riportati solo alcuni. Poi ci sono le carte del cuore, che sono quelle che vanno a toccare un po' più la parte emozionale. Io mi sono persa una, c'è il processo. La spirale. Gli energizer, quindi quello che porta energia al gruppo. Che cosa posso fare? Come prima abbiamo visto che dopo un po' che si parla l'attenzione cala. Quindi che cosa posso fare per riprendere l'attenzione del gruppo, per dare un'energia nuova al gruppo? Pausa caffè. A volte anche la pausa caffè, esattamente. Quindi adesso quello che noi vi chiediamo è, siccome ognuno di voi ne ha prese di diverse, di camminare un po' a giro, guardare quelle degli altri, scambiarvi quello che avete scelto voi, in modo che andiamo a condividere metodologie diverse senza farle nel gruppo grande che prenderebbe troppo tempo. Camminate così intanto vi conoscete, chiacchierate, oh tac, tu cos'hai? Ah, io c'ho. E che cos'è questa roba qua? Ah, ho letto. Cioè, okay? Mi ha colpito perché cominciate un po' a condividere. Dinamiche del DNA, è una battuta, sì, quindi è un po' irrituosamente. Sì, io non voglio vedere così. Perché? Perché è il contrario. Mi piace anche molto che leva tensione. Infatti io probabilmente non avendo gli occhi di mettere delle forme che mi piace vederle più così. Che ti posso capire perché forse la storia. Era un altro, e c'è la scritta. No, non te la togli. La è una fregatura. Per abbandonare. Il tempo del lupo solitario si dice. Non c'è dato, secondo me, per
gestire questo rapporto tra di noi. In realtà scusate un attimo, grazie a tutti, hanno tutto bene, ok, scusami tanto, un'amica che cerca di raggiungerla da giorni. Siamo in mezzo. L'altra sera abbiamo fatto questo lavoro su, in realtà sulla vision, ma io non so, però praticamente ognuno c'è un disegno che era il suo sogno l'altra sera in casa nostra, e dopo si condivideva, e questa cosa si è subito, perché c'erano tante queste cose, cioè sono i fiori, la natura, e poi c'era il sole, perché però sì, non c'è da dire, una casa, un paesaggio, una strada sopra, c'era il sole, il tempo, dove la casa, queste molle sono scordinate, uno dei disegni dell'altra sera, il fatto che insieme ha un significato, mi sento prevaricato dall'altro, l'idea di essere la mia, e quindi invece di, dicevo prima, mi confronto, e quindi a diventare più consapevoli di come funzioniamo per ottenere più la comunità. Se noi non facciamo un lavoro di crescita personale, prima di sperare di fare qualcuno ti aiuta a defilare, mandando le mie idee, pretendo di imporre le mie idee, riesce a portare attraverso il gruppo, cioè io sono il leader e voi vi dite cosa vuoi, ma non è così, devo partire anche da quel posto, anche tutta una serie di certezze, ma cosa che sono in questo senso qui non mi sembra utile, però magari la sua bisogna fermarsi tanto a guardare, invece c'è qualcuno che gli strumenti è un po' più smaliziato nella psicologia, riesce poi a nella connotazione, sì, insomma, ti fa dire pensare che lo scuole non sia è un rischio, soprattutto quasi una certezza quando il settore è una performance, è una questione di in realtà il compositore dovrebbe aiutarti senza fare senza pesare nella vita. Quindi è una cosa molto difficile. Però è avere i punti positivi, ma che si utilizzate in maniera fraudolenta, però lei non è, no? Lei non ha obiettivi, lei dice cose che sta facendo, cerca di essere consapevole di quali sono, cercando le dinamiche dei rapporti interpersonali, che poi come mi sembra che che così insieme siamo in grado di funzionare meglio, siamo in grado di intercettare certe cose. Diceva che ogni cosa è un po'
è stato un processo in cui sono sentito mentre di più la causa del problema, no? E non è niente di abbastanza questo, sviluppando l'altro la colpabilità, diciamo, rispetto al problema, e non prendo coscienza invece del nostro problema, del problema, e poi fa delle cose. Oggi cominciamo a renderci conto di quanti problemi. Eppure è stato un Grigo ha acquisito delle competenze che non avrei mai pensato. Cioè, leggere, fare il conto, anche a parlare. Sì, lui ha una sua spiccata socialità, senza che non si porti per questa volta. Si esprime pochissimo, nel senso che fa delle richieste, sostanzialmente sono richieste c'è stato un campanello porta all'ambito del mondo. Ciao, sono Federica. Ciao Federica, sono Mario. Adesso mia moglie sta facendo un queste carte sono vanno insieme ad un libro che parla di tutte le diverse metodologie, quindi avete letto una piccola spiegazione, ma c'è un libro per chi di voi magari fosse interessato a capire di più delle varie metodologie che sono in questo momento presenti, che cosa servono e come vengono utilizzate. Potete cercarlo, c'è il titolo sulla cosa, sulle parti, non lo ricordo più. Facilitiamo le selezioni meridiane. Esatto. Melania Biggi, Martina Francesca, Deborah Rini. Sono la prima volta che mi hai fatto un libro così in italiano. Per cui insomma sono state raccolte un po' tutte le metodologie che perlomeno noi o conosciamo o siamo entrati in contatto o usiamo. Allora, volevamo fare un lavoretto pratico, quindi fai tu la gestione.
c'è qualcuno qui presente che sia parte di un progetto e ci sono almeno due persone dello stesso progetto? Due membri dello stesso progetto? Ma si prende da andare in cucina. Quindi non va bene. È difficile farlo in cucina. Bello anche una persona. Vabbè, poi se, oppure se c'è qualcuno di voi che magari sa che una persona è qui vicino e la può raggiungere velocemente o se puoi cambiare il turno. L'ideale ci dovrebbe essere tutte le persone presenti all'interno del progetto che fanno questo tipo di lavoro, però ci accontentiamo almeno di due. Prova a chiedere in cucina se sei esonerata dall'avventura. Non chiedere in cucina se sei esonerata, vai in giro e dici devo fare un lavoro di gruppo, per favore qualcuno mi può... Guarda, se vuoi te lo do io. Mi dai il cambio turno? Grande, vai, bravo. Grazie. Poi ti facciamo il training privato. Grazie. Sì, cosa devo fare? Non lo so, andare in cucina. Ah, e fare la cena, per esempio, Sara. Quindi Sara. Sì, sì, sì. Ma... Sara, poi ci fai il resoconto. Buona continuazione. Grazie. Grazie, ragazzi. Oh, oh. Allora abbiamo un progetto, siete d'accordo di lavorare al centro sul progetto e mettermi in gioco ed essere un po' le cavie così anche gli altri vedono come sì, tutto, mettiamo la testa. È un progetto molto... Molto intimo? No, molto neonato. Ne abbiamo parlato l'altro ieri sera. Ieri sera non c'è. Nessuno di noi tre c'era in realtà ieri sera. Ma a casa nostra. Ah, ecco. Ah, è nato ieri sera il progetto. No, no. Ok. Allora, intanto volete raccontarci un po'... Anzi, sì, dai. Preferite rimanere lì, venite dal centro, che forse è meglio così almeno... O anche qui, così stanno... Mettetevi in posto più centrale, va? Dai, su, siate in protagonisti. Vai col protagonista. Non filmateci, è troppo tardi. Invece è proprio la parte bella che a noi serve. Per poi fare un'analisi di quello che c'è stato, così andiamo a lavorare su possibili... failures, come si dice, errori, se mi va bene, perché un po' anche per noi che lavoriamo in questo progetto europeo, di portare delle esperienze italiane come, e come questo funziona o non funziona. Roncadelli, però. Allora, prima cosa, ci raccontate un po' cos'è questo vostro progetto, breve, riassunto, da quanto esiste, quanti siete, è operativo, non è operativo. Ok, sarà brevissima, sembra che parta lontano ma sarò breve. Partì da un gruppo di amici qualche anno fa, avevamo 18-19 anni, ci conoscemmo a quell'età e mettemmo su un gruppo che si impegnava, ma in generale possiamo dire sulla cittadinanza attiva, partecipazione, lotte contro la mafia, poi c'erano stati referendum, bla 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 bla. E lì, qualche anno dopo che facevamo queste cose, ci era chiaro che quello che ci accomunava erano dei desideri di uno stile di vita diverso, di un mondo diverso. E cominciamo a dire andiamo a vivere insieme, però avevamo tipo 21 anni, era un po' presto, e, perché dopo io sono andata 2 anni in Palestina, uno è andato in Congo, uno faceva la specialistica, bla bla bla. Torniamo da tutte queste cose e circa 2 anni fa. E torna fuori questa cosa qui, torna fuori questa cosa del ma adesso che abbiamo fatto anche queste cose, adesso andiamo a vivere insieme. 2 ci dicono che si sposano e lì è stata ora o mai più, perché loro hanno detto o la cerchiamo adesso insieme la casa o noi comunque dobbiamo cercare un'altra, perché adesso abbiamo poi 25 anni, cioè vivevamo a casa dei nostri genitori prima. E da lì abbiamo iniziato a cercare una casa che... pochino è piombata dal cielo, nel senso che è venuto fuori che si liberava questa casa, che è la canonica di una chiesa, che era una casa abbastanza grande, dispersa nella campagna, però abbastanza vicina alla città. Dove? A Roncadella, che è un paesino nel comune di Reggio Emilia.
E quanti siete? Adesso abbiamo iniziato a viverci in sei, una persona orizzontale più o meno tra aprile giugno del 2015. Uno si è sposato in ottobre. Io ti faccio le domande solo dicendo. Uno si è sposato in ottobre ed è andato a vivere da un'altra parte con sua moglie. Federico è arrivato in giugno. Attento. Quindi un anno e mezzo adesso che viviamo lì. E questo voleva essere un po'... Ci eravamo detti che ci davamo 2 anni di prova per capire che cosa volevamo fare dopo. Siamo in un affitto simbolico. Qual è lo scopo del vostro vivere insieme? Comunque noi abbiamo scritto una carta che se uno me l'avesse chiesto prima di questi giorni forse avrei detto sì, è la vision, in realtà forse è la mission, non lo so, o forse non è niente, nessuno di questi. Avevamo scritto una carta all'inizio in cui c'era scritto che volevamo vivere con uno stile di vita etico, sostenibile, comunitario e di pace. Poi avevamo un po' spiegato questo, ogni punto l'avevamo un po' spiegato. Cioè, qual è... Ah, più vision? Scusami, mission. Ah. Cioè, perché vuoi fare questo? Perché? Beh, parlo un po' di... Io mi astenevo un pochino perché appunto io sono comunque arrivato da 3 mesi, quindi io sono l'ultimo arrivato. E la carta, sì, da... io ovviamente l'avevo letta, sono entrato per i grandi ideali, quindi... cioè mi sono unito col intanto ci buttiamo perché magari quella carta lì l'avevo anche vissuta meno, no? Cioè, non è una rivelazione anche verso di lei, però sì, l'importante di quella, la cosa che mi piaceva di quella carta lì è che comunque era comunque aperta al dialogo, comunque si accetta il pensiero, ogni cosa può essere messa in discussione, cioè viene parlata tranquillamente per tu. E poi sì, c'era anche un rimando alla comunità, di cercare di fare comunque cose che cercano di invogliare la popolazione, che coinvolgono la popolazione. Ecco, quindi... radicali e radicate è un'altra cosa che abbiamo scritto. C'è una parte, nel senso che sembra più un accordo, no? Se noi adesso l'idea è di fare, andare a visitare i vari punti che abbiamo guardato prima, no? Quindi io adesso, chiedendovi un po' del vostro progetto, stiamo già entrando a fare un'analisi di quella che è l'intenzione, no? Prima abbiamo parlato dell'intenzione come visione, missione e obiettivi. Se voi foste interessati, sembra abbastanza chiaro che il gruppo avrebbe bisogno di definire bene qual è la sua visione, cioè perché vogliamo vivere insieme in questa comunità, come lo stiamo facendo, quindi avete anche già dei punti chiari, no? Sì. Lo vedete come lo state facendo, vi può anche aiutare questo, e quali sono i passi che stiamo facendo, quindi cosa vuol dire radicale e radicato, quali passi sto facendo io per andare in quella direzione, cosa... come mi sto rapportando con il territorio. Quindi il vostro gruppo da questo punto di vista sembra aver bisogno, se adesso stessimo facendo una reale diagnosi del gruppo, la prima cosa che vi direi è ragazzi andate a casa e almeno rivedete queste cose, cioè, avete una base, però chiaritevi le idee. Ah, vieni a casa con noi. Ci vorrebbe un genio di comunità. Infatti il lavoro che abbiamo fatto l'altro ieri sera, sì. Prima di venire qua, perché appunto abbiamo parlato insieme e abbiamo detto ok, cosa vogliamo fare tra 6 mesi se non siamo più qui ad abitare. Ognuno ha fatto il suo sogno, diciamo. Ha disegnato il suo sogno, ho chiacchierato così. Uno ha disegnato il suo sogno. Sì. Come ci vedevamo, diciamo. Che cosa si immaginava nel futuro? E tra un anno come sarà questa casa, tipo, sono circa. E alla fine, parlandone poi tra di noi di quello che avevamo disegnato, che cosa pensavamo, la gran cosa comune è comunque vivere di comunità, andare insieme verso un particolare stile di vita.
però ovviamente è una cosa molto fumosa. Che un po' a volte ci sembra che di queste cose quasi non ci sia, a volte la ci visione non che... è tangibile, è un sogno. Esatto, però a volte ci sembra che non abbiamo neanche tanto bisogno di parlarne del sogno, perché se ce lo chiedessimo ci diremmo, beh sì, cioè, sappiamo qual è il nostro sogno, cioè è un mondo in cui c'è la pace, è a contatto con la natura, la sostenibilità, però invece è importante, cioè... ricordarsi che ogni azione che tu fai nella giornata, l'importante della visione è un po' quello che diceva Gabriella prima, noi torniamo indietro quando ci sentiamo persi qui a Tempo di Vivere. Ogni azione che faccio so che la sto facendo perché la mia visione è di creare una comunità armonica che vive in pace con la natura e la vita. Per dire, se questa fosse la vostra visione, no? E allora, tornare, non so, faccio il pane e so che faccio il pane con lui e lo facciamo senza litigare, ci mettiamo la musica, lo facciamo bello, ta ta ta, lo andiamo a vendere ai gruppi di acquisto. La mia azione va o non va nella direzione della mia visione? E lì il tornare alla visione, no? Capire le azioni che facciamo se le facciamo in corrispondenza. Siete sulla buona strada, però si può migliorare la parte di intenzione e visione, cioè proprio a livello di approfondire come progetto, se facessimo questo tipo di analisi. Vi piace più andare sull'io o sul noi? Dai, allora vi faccio andare sul io, quindi la parte dell'individuo che abbiamo visto prima, come la cura e lo spazio che l'individuo si può prendere, come quanta consapevolezza c'è nell'individuo, che tipo di importanza ha l'individuo nella vostra comunità. Ce lo raccontate un po', com'è? Intanto, cioè, avete spazi comuni, allora, avete spazi personali? Sì, cioè c'è stata all'inizio una tipo progettazione della casa, è una casa molto molto vecchia che un po' abbiamo messo a posto, ma un po' alla carlona. E per esempio, due persone sono sposate, loro dentro la casa hanno un mini, molto mini nucleo. Hanno spazio solo loro. Invece, siccome è una casa anche molto vecchia, quindi ha poche grandi stanze, le altre quattro persone della casa condividono la stanza. Diciamo, per entrare in maniera... Siccome lo facciamo in maniera veloce, per riuscire a darvi un'idea un po' di come si lavora quando si fa un'analisi del gruppo, non stiamo andando in totale profondità. Però la domanda successiva che mi verrebbe da dirti, da farti, è: i bisogni di questi individui, secondo te, sono rispettati? Ci sono bisogni che vengono messi da parte? Provocano in qualche modo, magari, la non risposta delle necessità, piccoli conflitti? Come la vedi? Vengono messi da parte i bisogni. È una cosa che infatti abbiamo anche riconosciuto tra di noi. Però ovviamente la casa è quella che è, quindi per ora siamo lì. Per di più, una cosa che mi ha fatto desistere quando sono entrato, e una cosa che avevo anche detto subito, è che praticamente io sono appunto in doppia con Damiano, il nostro amico, che lui è riconosciuto 100% invalido. Ha delle disabilità fisiche. E sinceramente dividere la stanza è dura. La cosa che mi ha fatto desistere meno è che comunque lui ha ancora il tutore legale che è suo padre, e quindi lui c'è per un periodo. Quindi, non c'è tutta la settimana. Esatto, quindi alcuni giorni la camera comunque è libera, però è una cosa che questo per parlare si sente. Questo in realtà vale per tutti, perché tipo i suoi bisogni di Damiano sono molto messi da parte, perché quella anche solo casa in sé non permette di rispondere a tutti i suoi bisogni, e le nostre vite in questo momento non permettono di rispondere a tutti i suoi bisogni, e i suoi bisogni messi da parte dopo provocano difficoltà per gli altri, tipo uno che ci dorme o uno che sta tutto il giorno con lui o la loro. Vorrei fare un appunto proprio, l'importanza adesso di avere per esempio tutto il gruppo presente, no? Avremmo magari questa coppia che ha una stanza privata e direbbe perché hanno bisogno di una stanza privata, sì. Quindi cioè magari in questo momento possiamo vedere solo una parte, una visione del gruppo,
se fosse presente tutto il gruppo questo argomento qui sarebbe molto più completo e ognuno si renderebbe conto poi dei bisogni degli altri, perché c'è questa situazione, no? E poi la domanda successiva che mi verrebbe da fare ancora è a livello personale, che fate dei percorsi, c'è un lavoro di riconoscimento di quali sono le proprie necessità, il proprio punto di equilibrio di quel momento, che domani sarà diverso, però come siete nella vostra conoscenza personale? C'è chi lavora di più, c'è chi lavora di meno, che tipo di esperienza avete? È una cosa secondaria, potrebbe anche benissimo essere che fluisco. Sulla conoscenza di sé, dici? Sì, cioè nel senso, ogni gruppo, ci sono gruppi che hanno più un lavoro interiore, personale, che vanno a lavorare di più. Altri che magari sono più concentrati sulla parte esterna. Io voglio capire voi, per esempio, come a livello emozionale, di cui parlavamo prima, che spazi vi date. Sono stati vari tentativi. Per esempio, fin da quando abbiamo iniziato a vivere lì, abbiamo iniziato a una sera a settimana a tenerla solo per noi, quindi fissa. Però sono stati vari tentativi. All'inizio ero molto più concentrata, no, è sempre stata concentrata sull'io, è sempre stata una condivisione di ognuno come sta, ma in modi diversi. All'inizio ognuno diceva agli altri come stava così liberamente, dopo abbiamo capito che così libero era troppo difficile parlare, allora dopo abbiamo cominciato ogni settimana ad usare un testo, meditarlo e dopo partire da quello per parlare. Oppure a un certo punto... Allora, se io dovessi andare adesso nella parte di comunità, voi non avete una struttura comunicativa, una cultura di comunicazione, non c'è un modo in cui io so che... cioè, sto a dormire con Damiano, se basta settimana, non se l'ha portata a casa, sto sclerando, ma so che lunedì mattina c'è il cerchio dove mi incontro con gli altri, è un cerchio fisso, e posso anche raccontare come mi sento, una forma piuttosto che altre forme. Però non avete una, quella che si chiama una cultura di comunicazione. Ultimamente abbiamo provato un'altra cosa ancora, che era fare degli esercizi. E va un po' tentoni. Esatto. Però magari avete dei momenti di celebrazione abituali, per esempio questo incontro serale in cui leggete testi, sono dei momenti ricreativi che servono tanto a creare comunicativi. Anche la mattina. Una cosa, esatto. Mangiare insieme. Una cosa che ci va abbastanza, cioè una cosa che ci fa comunque reggere di essere, di sentirsi partecipi della comunità, è la mattina, perché comunque la colazione è sempre tutti insieme. Ci svegliamo all'orario che va bene per tutti, perché dopo ognuno fa il suo lavoro di giorno. Esatto. Quindi almeno facciamo la colazione insieme e mangiamo quello che mangiamo, facciamo un momento prima di preghiera o lettura di un testo, così. E poi sì, mezz'ora per colazione, che cosa fai oggi, come ci organizziamo per questa cosa, bla bla bla, base varie e poi... Ecco, condividiamo anche una fede, questa volta ci dà rituali prestabiliti, cioè ce li offrono su un piatto d'argento, non so come dire, a Natale costruisci un presepe ed è l'occasione che ti fermi a pensarci e dici facciamo un campo profughi e Gesù dentro la tenda dei profughi, piuttosto che c'è la sagra e ti chiedono di pensare a una cosa, pensare a cosa vuol dire per te misericordia. Ogni tanto ci vengono anche offerte da fuori, se no però è tutto dentro, quindi va un po' attentoni. Quindi c'è un più una comunità, un po' quello che diceva, un lavorare insieme, quindi mi sembra che voi come lavoro di comunità per esempio siate abbastanza forti, l'individuo è messo un po' più da parte, invece viene data più presenza a quello che si può magari fare di condivisione, di creare una certa socialità. Sì, poi sì. Si prova con maniere diverse, la parte di comunicazione magari non è così ben andare strutturata. Andare insieme anche. Mm? Sì, sì, è vero. Quindi questo per dire è un po' un'analisi, facendola così molto veloce, si possono andare a vedere tanti aspetti, però già dà un'idea di quello che c'è. Passiamo alla struttura. Sì, infatti così mi dirà, siete non vedete costruito un'associazione? No, noi siamo proprio, siamo partiti, per esempio, facciamo 2 anni di prova, andiamo a vivere insieme, intanto viviamo insieme, punto. Quindi non ci sono attività che potete avere insieme, anche al di fuori? Qualcosina, tipo abbiamo fatto nascere un gruppo d'acquisto solidale in quell'area lì, perché noi avremmo voluto far parte di un gruppo
poi parlandone con gente è venuto fuori che altre famiglie nell'area avrebbero voluto, quindi è nato lì l'orto. Ah, e poi anche abbiamo fatto un orto con anche i nostri orto amici tosto. I nostri amici, quindi ogni tanto c'è, ci sono gente che viene ad aiutare a fare l'orto, così condividiamo anche questo. Anche un'altra roba di gruppo è che una volta al mese con un gruppo allargato di persone ci troviamo e discutiamo su un tema di attualità. Allora, vedi, se per esempio adesso andassimo direttamente sulla parte di pratica, ci sono delle azioni pratiche che voi state svolgendo, questa di lavorare con un gruppo esterno e più della parte di cultura e visione del mondo, quindi c'è una parte vostra che esce, gli incontri che fate fra di voi, piuttosto che l'orto che fate è sia parte ecologica, tra virgolette, ma visto che la fate con anche un gruppo esterno si collega alla parte di visione del mondo e magari perché ci siete anche voi è un lavorare insieme e va a costruire la parte sociale del vostro gruppo. Quindi di nuovo è andare a vedere le mie azioni, faccio un orto non solo perché mi procuro le verdure, ma che effetto ha quell'azione che io sto svolgendo in quel momento. E quindi proprio andare a vedere, se voi vi prendete le varie azioni, quello che noi per esempio faremo con sarebbe questo, di dire ok, quali sono le azioni che fate insieme e dove me le metti? Vanno più in direzione di visione, missione, questo, parte sociale, parte del io, parte del noi, parte di azione solo esclusiva, più pratica e tangibile. Possiamo vederlo nel... Molte sono le scelte, sì. Infatti saranno a parlare. A livello ecologico, questo potrebbe andare qua. Tipo l'orto è sia economia, esatto, che ecologia. Esatto. Perché poi le vendete, le cose. No, però fa una bella differenza sulla nostra economia. In estate non compriamo cose. Soprattutto mi fa incavolare verso il lavoro. Perché quando vado a lavorare tutto il giorno e torno a casa e mangiamo solo cose dell'orto, mi chiedo che cacchio ci vado a lavorare. Lì è una cosa. Bello. Giugno è stato traumatico. Bello. Si è sparato l'estate. Beh, vedi, anche questo c'è anche, anche il gas, infatti, li metterò insieme. Sì, perché il gas è anche sociale, perché è una, sì, una cosa che abbiamo fatto per la comunità del, sì, sì, del posto in cui abitiamo. Diciamo che è qua in concentro questo. E può andare a vedere questo e vedere, rispecchia un po' la vostra visione, questa cosa dell'orto? Cioè se la visione fosse vivere in comunità in maniera armoniosa e essere radicati in contatto con la natura e tutto il resto. Sarebbe un orto. Ci sta. Quindi vado a vedere anche dove queste azioni hanno sia un valore, sono azioni pratiche, ma vanno a toccare le diverse sfere che compongono, diciamo, l'essere, il benessere della, del progetto, del vivere insieme, del gruppo. E anche vado a vedere a livello strutturale, quindi visione, missione, queste cose dove io vi chiederei per esempio, ma le decisioni su cosa piantare, come le prendete? Per dire una cazzata, sì, no? Sì. Poi tu mi puoi dire, per fare il giro del consenso, cioè, non so se piantare 10 piantate. Non abbiamo metodi decisionali. Ma in parte strutturale, per esempio, manca. Sì. Quindi come vado a prendere una decisione? Perché a volte sì. Di solito succede che uno a un certo punto dice ok. Sì, esatto. E quindi tipo avevamo un problema, abbiamo fatto l'impianto di irrigazione con il recupero dell'acqua piovana, c'è un cassone che si è rotto e prima di partire a metterlo a posto è passato tempo, nel frattempo erano passate le piogge, era già arrivato l'estate che il cassone è mezzo rotto e niente acqua. Quindi avere per esempio sapere che usiamo questo metodo decisionale e l'abbiamo scelto per questo motivo, cioè è maggioritario perché raga non siamo ancora un gruppo formato, abbiamo comunque tante diversità, stiamo ancora lavorando sul trovare i nostri passi insieme, quindi la maggioranza vince, no? Nonostante le diversità vogliamo provare a trovare un punto di accordo che sia veramente accolto da tutti e allora uso il metodo del consenso, magari voglio una decisione che in cui tutti ci possiamo stare dentro, non un po' come le scarpe di prima, mi sta un pochino più stretta perché non è la mia, ma c'è te la faccio camminare, no? Lo stesso, quindi
va bene per ora, non è la perfezione, ma per il momento va bene, comunque non è una decisione che mette in pericolo il mio gruppo. Ci sono tante diverse modalità di decidere, però sapere che il gruppo decide in quella direzione aiuta, perché sennò chi si stufa, come potrei essere io, che a un certo punto dico, raga, cioè, muovi il culo perché qua, cioè, piove, abbiamo il cassone rotto, abbiamo detto che volevamo raccogliere l'acqua piovana, io domani chiamo questo che lo faccio venire, oh basta, ciao. Però non va bene, perché magari qualcuno dice io non ho i soldi per pagare per quella roba, e allora la decisione successiva potrebbe essere, va bene, la comunità o chi ha un po' di più mette, però lo dobbiamo decidere insieme per riuscire a sentirci bene tutti. Okay. Infatti questa cosa entra tanto in mente quanto a volte certi problemi ci sembrano problemi di altra natura, invece lo sono di comunicazione, per esempio. E questo è sicuro, è che più tempo passiamo a fare cose insieme, più ci vogliamo bene, ci stiamo accorgendo tanto tempo, però è anche vero che ognuno fa il suo lavoro tutti i giorni. Poi qualcuno sta cercando di diminuire vedendo questa cosa, e a volte alcune cose che diciamo, ah, il problema è che non abbiamo mai tempo, probabilmente a volte invece è un problema di comunicazione, perché quello che abbiamo potremmo usarlo per comunicarlo, per comunicare più efficacemente. Sì, però magari ci vuole quello di cui parlavamo prima, no? La cultura della comunicazione. La comunità non ha una cultura della comunicazione che dice cerchiamo di utilizzare questo modo di parlarci in maniera magari diretta, trasparente, piuttosto di fare un cerchio, e non avete una struttura che ogni settimana, ogni lunedì sera il gruppo si è preso l'impegno di fare una riunione. Una settimana magari per parlare delle cose tecniche da fare in casa e prendere decisioni, una settimana per condividere le difficoltà emozionali che provo dentro. Non avete questo tipo di struttura consolidata che dia un punto di riferimento al gruppo. E quindi il problema della comunicazione arriva perché magari non riesco davvero, cioè sto tagliando i pomodori, c'è il bambino che mi urla, c'è quell'altro che mi dice che comunicare in maniera efficace magari non è così semplice. Se mi prendo il tempo di star seduto in cerchio, mi do un'ora e mezza, so che devo parlare di 5 cose e ci do 20 minuti a cosa, quello che è, riesco magari con più efficacia e efficienza a comunicare quello che devo comunicare, e quindi funziona meglio. Questo vabbè era un po' per farvi vedere. Ricca, Giorgia, volete aggiungere altro? Possiamo anche andare a farle tutte, però. Mi incuriosiva la parte economica, se avete messo qualcosa, ciascuno qualcosa, se avete pensato di costruire quella cassa comune per qualche lavoretto condiviso, come pensavate di... C'è, fin dall'inizio abbiamo aperto un altro conto in banca, che è comune, in cui tutti i mesi tutti versiamo dei soldi, che per qualcuno è tipo metà del suo stipendio, per qualcuno invece è poco, per qualcuno è tanto, insomma dipende dopo di cosa fare nella vita. Anche su questo ogni tanto ci sono, però insomma capita che magari c'è, dopo c'è anche un'economia domestica sempre un po' di più, l'orto, poi le marmellate, poi il pane, io per quindi esempio cresce in casa un po', un pochino. Quindi qui anche per esempio, nella parte dell'economia, così è solo ascoltando che ho sentito già che c'è una ferita in qualche modo nella comunità. Sì, ma perché io ne ho parlato infatti 2 settimane fa anche. Però, esatto, però questo a volte fa sentire, per riportarlo per esempio nella cura dell'individuo e del sociale e di chi sono io e quello che io porto nel gruppo, si parla di privilegi, di rango. Ognuno di noi ha un rango e un privilegio diverso. Questo è anche per Davide degli spunti di facilitazione, di come si possono guardare le cose in maniera diversa, quello che se fate questo processo poi si va a lavorare nel gruppo magari, no? Ognuno di voi ha dei privilegi diversi. Lui ha il privilegio magari di andare a lavorare e portarsi a casa, faccio per esempio perché non so chi sia, quindi, va a lavorare, si porta a casa il suo stipendio, quindi che ne so, pago 250 euro di vitto, alloggio, affitto, cioè nel senso non mi costa tanto. Lei invece ha un lavoro solo part time, fa fatica e quindi, che ne so, lei ha 450 euro di stipendio al mese, lui ne ha 1000 e quindi cazzo ti dirò. Privilegi. Lui sicuramente dal punto di vista economico e sostenibilità ha un privilegio superiore al tuo, perché sempre per esempio, perché non so niente di voi, però per esempio dici, ah, lui ha un privilegio superiore perché comunque non è stressato, non si deve preoccupare dei soldi, non deve fare questo, non deve fare quello. Però io dall'altra parte ho sentito una persona che ha detto, cazzo, io non posso fare quello che mi piace, mi sento anche una merda, mi sento un po' una vittima del sistema, perché vado a lavorare.
Infatti, perché li chiami privilegi? Perché noi di solito li chiamiamo scelte. No, sono perché ogni scelta ti porta. Intanto dipende dalle scelte che fai, ma ogni scelta ti porta un privilegio. Se tu non sei capace di riconoscere il privilegio che la tua posizione, il tuo status ti porta rispetto agli altri, tu non stai né valorizzando te stessa, ed è quello, di nuovo torniamo all'individuo. Io ho fatto una scelta di lavorare poche ore al giorno, magari, ma ho tutto il pomeriggio libero. Io ho avuto problemi con delle persone che mi dicevano, ma io non c'ho soldi. E io ho detto, cazzo, io non c'ho tempo di stare con i miei amici perché sto a lavorare con questo gruppo, quel gruppo, quel gruppo. E io sto male. Chi sta meglio fra me e te? Dipende. Dipende. Ma allora contestualizziamolo sempre. Se io sono consapevole come individuo che ho dei vantaggi per questa cosa e in questo contesto, nel contesto a casa mia con mia mamma e mio papà, magari mia mamma e mio papà sono ricchi sfondati, hanno la vasca idromassaggio, i pomoli del rubinetto d'oro, però io voglio fare frichettona e ho deciso che non voglio niente, quindi qua sono povera. È un contesto. E il mio privilegio cambia qui o là. I privilegi poi sono, si chiama rango, no? Il mio rango, quando mi trovo davanti alle persone, la somma dei miei privilegi, sono una donna, sono bianca, ho una certa età. Se mi trovo in Europa, magari mi va quasi bene, qui in Italia mi va malino. Vado in Svezia, minchia, posso governare il mondo, perché lì la donna got the power proprio, no? Dipende sempre dal contesto, sono sempre la stessa persona, però qui ho una forza, lì magari ne ho un'altra. Dall'altra parte mi sento più schiacciata, però è la conoscenza mia personale, questo è quando lavoriamo con i ranghi e quando lavoriamo con l'individuo, perché se no anche lì, se non sono consapevole di queste cose, vengo da te e ti dico, però tu potresti mettere anche 500 euro invece di mettere 250, perché ti è buono, tu poi tanto ti puoi andare a prendere la macchina, fai questo, fai quello, no? E quindi buttiamo addosso all'altro qualcosa che non abbiamo riconosciuto in noi stessi, magari un vantaggio, oppure non siamo riusciti ad esprimere un nostro disagio in una maniera che non sia un insulto e non sia far sentire l'altro male per quello che ha. Perché la cosa peggiore è che spesso noi nascondiamo questi privilegi perché non vogliamo sbatterli in faccia alla gente, non vogliamo dire, oh, io cioè, ho soldi in banca, o io sto bene, cioè, ho la casa, piuttosto. Ci mascheriamo sempre un pochino, no? Perché sennò chissà. Questo però porta nell'altro un'incapacità di vederci, quindi di nuovo lavoro individuale per stare nel gruppo, perché so chi sono, so cosa porto, e insieme tu porti il tuo, io porto il mio, ma ci riconosciamo, ci vediamo e siamo lì. Posso dirmi? Yes. Allora, penso che la cosa che avete fatto del sogno, tutti insieme del disegno, non è una casualità, è già fatto questo in questo momento qui. La cosa che mi interesserebbe di più, perché è molto interessante, però ci abbiamo molto poco tempo e vorrei andare più sull'obiettivo. Allora io vorrei sapere da voi quali sono i tre elementi che secondo voi frenano il successo della comunità e i tre elementi che lo accelerano. Quali sono le qualità che avete come passione? Fai un framing, aspetta un attimo, fai un framing prima di entrare in questo. Questa okay. È un'altra parte del lavoro che si fa con l'incubazione. Quindi dopo aver fatto una radiografia dei punti forti e deboli della comunità, come stavamo facendo adesso, il facilitatore ti dice, bene, vai a lavorare sulla visione, vai a lavorare sulla parte economica, vai a lavorare sulla parte strutturale, vai a lavorare e vai a fare un percorso che ti aiuta a risollevare quelle parti. Nella parte globale, tra virgolette, adesso, cosa posso fare? Vado a vedere lo stato attuale della comunità e quali sono, e quali sono i passi che posso fare per realmente dare una spinta migliore, un equilibrio maggiore alla comunità e a questo punto alla visione di gruppo e alla comunità che vogliamo creare. Quindi, come diceva Riccardo, secondo voi quali sono le cose che frenano il vostro gruppo? Tre, almeno due o tre elementi che frenano il vostro gruppo dal raggiungere il successo e tre elementi che invece sono quelli che spingono il gruppo a rimanere unito. Allora, l'altra sera mi ho fatto anche un lavoro su una cosa che si chiama Appreciative Inquiry. Quindi sulla parte della come apprezzare. Prima dell'altro giorno mi venivano fuori solo quelli negativi, qui secondo me. No, vai, ci sta facendo sicuramente uno negativo è il tempo.
nel sì. senso che lavorando tutti quanti abbiamo poco tempo che riusciamo a stare insieme e magari costruire qualcosa insieme, nel senso che l'orto ci va bene, che abbiamo anche gente che ci aiuta e così via. Se dovessimo far crescere, diciamo, la comunità dal punto di vista relazionale forte, sicuramente quello lì è un... Quindi direi che è solo tempo, perché in realtà sì, è il lavoro, ma sono anche altre scelte, perché anche nei weekend non ci siamo, perché dopo ognuno fa tante attività di volontariato, esatto, perché siamo persone molto super sociali, quindi... Una mancanza di tempo comunitario, è un blocco. Sì. Un altro blocco, secondo me, è la paura, ma è una parola molto grande, quindi provo a contestualizzarla. È un po' paura del futuro, nel senso di perdersi qualcosa, di fare passi troppo grandi, tipo... A me una volta una ha sbattuto in faccia, sì vabbè, facciamo questa cosa, dopo magari ti pigli e ritorni in Palestina altri 10 anni. Cioè, per dire, e anche la paura dell'altro, però, del non so, se poi trovo un partner che non vuole fare questa cosa, quindi l'incertezza, l'instabilità, paura del futuro, secondo me si chiama. Però la paura di tutto è la paura. In inglese il commitment, cioè quanto siamo impegnati e quanto mettiamo le nostre energie dentro, e siamo totalmente l'impegno e la l'impegno. Cioè, è la paura che venga a mancare il commitment. Magari uno può anche crederci che adesso c'è. Però no, dice, sì, ma fra 5 anni cambia tutto. Cioè, dopo tutto si sta insieme, a vivere insieme da un anno e mezzo. Ok, un anno e mezzo trovi la ragazza...